Oggi entrerai nel negozio Meinardi Sport, negozio sportivo storico di Aosta. Ti spiegheremo cosa ti servirà per percorrere in sicurezza una via ferrata, così che tu possa scegliere l'attrezzatura più adatta alle tue esigenze. Sigla! Buonasera, siamo qui ad Aosta, da Meinardi Sport, dove vi presentiamo l'attrezzatura per la ferrata, i vari set da ferrata, imbraghi, caschi, tutto il necessario per la sicurezza sulla montagna. Per prima cosa, la cosa più importante sarebbe un set da ferrata, sarebbe l'imbrago, dove l'imbrago pratica una cinghia con i due cosciali, è essenziale che siano ben imbottiti, ben strutturati, in modo che non diano fastidio, che diano una certa sicurezza. E poi fissiamo il set da ferrato con un moschettone, ed eccolo qua. Partiamo con un modello base, con i due moschettoni che servono per l'avanzamento, e la cosa importante, il dissipatore, che in caso di caduta allievia, esce la corda, dà una sicurezza, non dà lo strappo. E qui abbiamo diversi modelli, partiamo dal modello base e poi abbiamo la serie di nuova generazione con una struttura cucita che in caso di caduta strappa, e strappa una cucitura 2, in modo, con una regolazione di diversi chili, non so, da 40 kg per una persona, una donna più leggera, dai 50 ai 60, e da tutte le varie strutture. Cioè, poi ci sono diversi marchi, diversi modelli, questo è un altro marchio, però sempre fatto nello stesso modo, che si staccano i punti. Un'altra cosa importante, di riuscire a maneggiare il moschettone con una mano sola. Ogni moschettone deve essere, perché quando tu sali sulla ferrata devi sempre essere agganciato col moschettone. Quando dal cavo di metallo ti sposti, ne sposti uno lasciando l'altro, in modo che sei sempre ancorato in caso di caduta. Allora bisogna avere la praticità di riuscire a manovrare i moschettoni con una mano sola, con la stessa mano, tutti e due i moschettoni. Poi altra cosa importante è il casco. E il casco deve essere un qualche cosa di protezione, un attrezzo che protegga bene, regolato, ci sono le regolazioni, deve tenere bene, ben chiuso, in modo che non si stacchi in caso di incidente, cose varie. E qui abbiamo diversi modelli, partiamo dai modelli base semplici a modelli più strutturati con molto imbottiti internamente, con delle buone protezioni. Altra cosa importante è avere un guanto, che può essere anche un vecchio guanto con le dita tagliate, in modo da poter avere una protezione sui palmi delle mani, perché i cavetti di metallo hanno sempre dei filetti che possono uscire per non piantarseli sulle mani. Poi bisognerebbe avere una buona scarpa con una struttura robusta, con una suola che abbia una certa tenuta quando fai qualche bordino sulle rocce, in modo che prenda bene, che non fletta troppo. Meglio ancora se metti uno scarponcino, allora qui hai la protezione anche sulla caviglia. Anche se oggi si va con delle scarpe leggerissime, tutto leggero, però ci vuole qualche cosa anche di un po' più robusto. Ciao, sono Samuel Chuck, sono contento che tu abbia visto questo video.
Se ti è piaciuto, puoi mettere un mi piace qua sotto. E magari potresti anche iscriverti al mio canale. Sto preparando dei video davvero eccezionali per te. Ti basterà cliccare sull'icona qua di fianco rotonda, quella con la mia faccia. E troverai anche due riquadri qua di fianco. Quello più in alto ti porterà a vedere un video che tratta lo stesso argomento di quello che hai appena finito di guardare. Quello più in basso invece ti farà cambiare completamente argomento, ma sono sicuro che ti piacerà un sacco. Bene, allora grazie per il mi piace e buona visione. Ciao!